Graz è una città caratterizzata da vicoli e case che ricordano Venezia, infatti è chiamata la prima Venezia ma anche l'Isola del Sole ed è un importante centro turistico e termale. L'isola di Grado offre numerosi chilometri di spiagge sabbiose leggermente degradanti verso il mare, ma oltre al mare e le spiagge offre anche attrazioni, divertimenti e locali. Nel centro storico vale la pena visitare le abbazie paleocristiane di Santa Eufemia col battistero adiacente a pianta ottagonale e l'abbazia di Santa Maria delle Grazie. La spiaggia più occidentale è chiamata Costa Azzurra e prosegue idealmente con il lungomare della diga di protezione del centro storico dalle mareggiate. Dopo la diga inizia la spiaggia principale, che prosegue con quella di Grado Pineta e quindi con i litorali più orientali. Le origini della laguna di Grado sono recenti, infatti fino al V secolo nell'area prevaleva la terraferma, come è testimoniato da numerosi ritrovamenti archeologici, tra i quali la via romana, ora interamente coperta dall'acqua, che collegava Aquileia al suo scalo Grado. Lasciandoci Grado alle spalle, adesso stiamo navigando da un'oretta e mezzo e siamo in procinto di arrivare al nostro ristorantino dove poi ormeggeremo la barca e passeremo la nottata.
Buonasera, dove mi posso mettere?